La vittoria non può mai essere un obiettivo, la vittoria è una conseguenza di quello che noi svolgiamo nel quotidiano e questa vittoria può essere raggiunta se quello che noi facciamo lo facciamo in un determinato modo, quindi è il come che predomina piuttosto che sul che cosa si fa e è chiaro che lo sport può essere molto educativo anche per quanto riguarda ciò che ci compete, quello che facciamo quotidianamente fuori dalle palestre, fuori dai campi da giochi, fuori dagli stadi. Io personalmente ho avuto la fortuna di imparare, ma anche di voler imparare queste regole che mi hanno permesso di vivere per tantissimi anni all'interno del mondo sportivo, che poi queste regole si sono verificate determinanti e molto importanti anche per quanto riguardava la mia vita sociale, la mia vita quotidiana, la mia familiarità che avevo tutti i giorni. Una su tutte penso che sia proprio quella del rispetto, no? Che non è tanto basato su un aspetto educativo che può arrivare dai genitori, del rispetto quello che ci viene insegnato, ma proprio il rispetto che va a inglobare a 360 gradi coloro che giocano con te, coloro che hanno lo stesso tuo spirito di sacrificio, coloro che hanno le tue potenzialità, chi ce n'è di più, chi ce n'è di meno, e quindi dopo traslarle all'interno del quotidiano, anche al di fuori, sono dei valori che ti rimangono per sempre. Gli errori e le sconfitte secondo me sono le più grandi opportunità che tutti noi abbiamo per poterci migliorare, poter crescere, poter anche modificare o cambiare quello che magari non è andato bene per raggiungere la vittoria in quel preciso momento. Io penso che l'Olimpiadi del 92 di Barcellona sia stata quella che ci ha permesso di avere una visione completa di quello che può essere veramente il mondo dello sport, che non era solamente fatto di vittorie, che non era solamente fatto di gioie, di soddisfazioni, di celebrazioni, ma poteva passare anche attraverso un momento di grande difficoltà, un momento di delusione come è stata per noi Barcellona. E questo il nostro gruppo lì è stato molto bravo perché prendendo spunto da quella sconfitta, da quella grande amarezza, è riuscito a ricostruire un progetto straordinario come è stato il progetto olimpico 92-96, dove all'interno di quel quadriennio abbiamo vinto un altro europeo, un altro mondiale, per poi giocare un'altra Olimpiadi da protagonisti che anche se non siamo riusciti a vincerla, però siamo riusciti a conquistare una medaglia d'argento molto molto importante. È stato un onore oggi avere qui Lorenzo Bernardi, un campione legato allo sport trevigiano, in particolare con la SISL Treviso dove ha vinto 5 scudetti. È venuto qui insieme al presidente della federazione regionale Roberto Maso, che ringrazio, al vicepresidente e al presidente della federazione trevigiana Michele De Conti, proprio a testimoniare il grande attaccamento del Veneto a questa disciplina, una disciplina che fa fare squadra, che aiuta tantissimo i giovani a crescere non solo dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista di essere delle persone, di essere veramente delle persone che fanno squadra, che non lavorare in gruppo. Io posso testimoniarlo in quanto sono stato anche un pallavolista da ragazzo, anch'io giocavo col numero 9, quindi per me oggi è stato veramente un piacere avere qui il mio idolo sportivo, l'idolo di tanti ragazzi che negli anni 90 si sono avvicinati alla pallavolo.